A 400 anni dalla morte di William Shakespeare, avvenuta nel 1616, Roma si veste di ricordi e di poesia, intraprendendo un coinvolgente viaggio con uno dei suoi più noti protagonisti, Giulio Cesare, al centro di una svolta seminale della storia romana e dell'omonima tragedia del drammaturgo inglese. Dal 29 agosto al 7 settembre, un viaggio con il Giulio Cesare, prima all'interno di aree abitualmente chiuse al pubblico dei fori imperiali, dal 29 al 31 agosto, e poi in una nuova ipotesi di visita dei Musei Capitolini dal 1 al 6 settembre. Una visita originale nei luoghi che ospitarono i fatti storici nell'immaginario shakespeariano di Roma, in una formula sperimentale di teatro mobile per spettatore e visitatore audio ricevente. Il pubblico potrà partecipare all'evento itinerante ascoltando dalla cuffia di cui sarà dotato la partitura testuale, sonora e musicale dell'evento. L'avvio è previsto domenica 4 settembre ai Musei Capitolini con la lettura scenica dello stupro di Lucrezia, eseguita dagli attori Galatea Ranzi e Giulio Scarpati. Seguirà mercoledì 7 settembre, negli spazi della Centrale Montemartini, un'altra lettura scenica, questa volta da Antonio e Cleopatra, Morire ad Alessandria, adattamento di Rosi Colombo, dalla traduzione di Agostino Lombardo, ancora con Galatea Ranzi e la partecipazione di Paolo Musio.